questo sì che è un inizio solenne per un video, ma c'è una ragione. Questo inizio è perché io considero questo libro che sto tenendo in mano la vera e propria Bibbia del pianista, classico, moderno che sia. Benvenuti a questo sesto video del mio corso di pianoforte moderno online. Io sono Patrick Trentini, vi do il benvenuto, vi invito a cliccare su iscriviti, cliccare anche sulla campanellina per non perdervi gli aggiornamenti del canale, mettere un mi piace se questi video sono di vostro gradimento. Ho gli ear monitor, quindi vuol dire che mantengo la promessa. Nel corso dello scorso video vi avevo garantito che oggi ci saremmo messi allo strumento. Partiamo da un punto fondamentale. Abbiamo imparato a leggere le note nelle due chiavi, abbiamo imparato a leggere le principali figure ritmiche, sappiamo cos'è una battuta, siamo in grado di aprire quindi uno spartito e non trovarci completamente spaesati. Se avete domande su partiture particolari, su problematiche tecniche, vi ricordo di scriverlo nei commenti, io leggerò i vostri commenti, cercherò di rispondervi più presto possibile, per quanto possibile, in modo tale da dirimere tutti i vostri dubbi. Ora, perché questo libro? Partiamo da un punto fondamentale. Solitamente chi si approccia allo strumento lo fa secondo una prassi che è quella di andare a posizionare le 5 dita un dito per tasto e cominciare in questa maniera con i primi piccoli esercizi di coordinazione motoria sul pianoforte. Tante cose che avrete visto, avrete letto sicuramente online, ci si siede diritti di fronte allo strumento. La posizione corretta per quanto riguarda l'altezza è quella di distendere le braccia lungo i fianchi e poi sollevarle senza alzare la spalla, quindi mantenendo un angolo retto fra il braccio e l'avambraccio. In questo modo il polso deve trovarsi all'incirca diritto, poi ognuno ha le sue posizioni, ognuno ha le sue comodità, ci sono pianisti che suonano altissimi, ci sono pianisti che suonano molto bassi, a me piace suonare basso per stare più vicino al pianoforte, l'importante è che non avvertiate tensioni muscolari e comunque che abbiate una guida, un maestro che possa, ricondurvi sulla retta via ogni qualvolta doveste prendere posture che non sono quelle consone allo studio del pianoforte. Ma questa parte qui la taglio perché ovviamente non siete qui davanti a me fisicamente, non posso mettere mano ai vostri equilibri corporali. E che cosa facciamo? Cerchiamo di capire perché vi introduco a questo libro. La maggior parte, dicevo, delle procedure, delle prassi sono quelle di mettere il pollice su un tasto, sul Do, vi ricordate, tasto bianco che precede ogni gruppo di due tasti neri, pollice sul Do, le altre dita un dito per tasto di conseguenza e fare dei piccoli esercizi di coordinazione motoria. Ci sono 200 miliardi di libri che fanno fare questa cosa. Vi faccio un esempio, lo faccio su questa ottava qui perché è più vicina alla telecamera, la vedete meglio. E avanti, chi non ha fatto quintalate di queste cose, noi pianisti ci siamo passati tutti per queste prassi qui. Il piccolo limite, visto che noi vogliamo raggiungere dei risultati abbastanza in fretta, il piccolo limite di questa modalità è quella secondo la quale noi non ci muoviamo dalle 5 note, dai 5 tasti. Qui siamo e qui restiamo. Vi ricordo che buona prassi, tra le istruzioni, indicazioni di tipo tecnico, è anche quella di non piegare le falangi quando suoniamo i tasti. Quindi non questo, ma questo. Dito arrotondato, sicuramente perché ci consente una presa migliore del tasto, non spezza, l'afflusso del peso fino alla punta del dito. Quindi e avanti, ci abbiamo 200.000 possibilità. Questi esercizi vanno benissimo, perché vanno assolutamente benissimo, ma se vogliamo fare in fretta, il mio consiglio è di affiancare a questi esercizi questo testo qui, Il pianista virtuoso di Anon. Credo che si trovi anche gratuitamente online sulla Petrucci Music Library, perché credo che non ci siano nemmeno più diritti d'autore, quindi qualche PDF da qualche parte l'ho trovato. Ovviamente se non fosse libro da diritti d'autore, attenzione, non è un invito a scaricare illegalmente, compratevi il libro, informatevi, se è libero sicuramente lo potete utilizzare anche in formato digitale scaricandolo dal web, come accade per gran parte della musica classica. Quindi andiamo a vedere che cosa ci propone questo libro. Ci propone
delle note da un sedicesimo. Abbiamo visto nel video precedente cosa sono le note da un sedicesimo, quindi in ogni battuta da 4 quarti, come è il caso degli esercizi di Hahn, che sono scritti in 4 quarti, in ogni battuta da 4 quarti ce ne stanno 16, ci propone la stessa, diciamo le stesse note per la mano destra e per la mano sinistra, quindi quando la mano destra suona un Do, la mano sinistra allo stesso modo suona il Do e così via, Mi, Fa, Sol, sto citando le note del primo esercizio di Hahn. Ma la cosa interessante è che ci propone delle combinazioni che si sviluppano non sui 5 tasti, bensì sui 6 tasti. Le combinazioni sui 6 tasti, ovviamente, visto che nessuno di noi ha 6 dita, vogliono dire che noi siamo costretti a fare una piccola apertura ogni volta che facciamo una combinazione. Facendo questa apertura, succede che noi con l'esercizio utilizziamo un ampio range di tastiera rispetto alle 5 dita che ci costringono in una posizione molto molto statica. Abituarsi sin da subito a utilizzare una porzione di tastiera ampia è sicuramente funzionale a questa ricerca di rapidità che dobbiamo per forza riscontrare in un corso online. Quindi prendiamo come esempio l'esercizio numero 1, con il quale faccio sempre cominciare la tecnica ai miei allievi. Esercizio numero 1 che io consiglio di fare molto molto molto, non mi stancherò mai di dirlo, lentamente. La velocità è figlia della lentezza, i miei allievi mi hanno sentito dire questa frase un sacco di volte, ma è esattamente così sul pianoforte come in tantissimi altri contesti. Quindi, di conseguenza, abituatevi a farli lenti, con pazienza e con posture corrette, sono molto più efficaci che non fatti veloci, sbrodolati e con posture che non sono quelle corrette, poi rischiate di portarvi dietro degli errori che sono difficili da correggere. Di conseguenza, andiamo a esaminare cosa succede nell'esercizio numero 1 di Hahn. Abbiamo, qui già ci smentiamo rispetto a quello che vi ho detto un paio di video fa, meno male che ho avuto l'accortezza di dirvi che ci sono un sacco di eccezioni, perché abbiamo il pentagramma superiore affidato alla mano destra e il pentagramma inferiore affidato alla mano sinistra, e questo è giusto, questo è quello che abbiamo già visto, ma nel primo caso, nella prima parte, diciamo, tutte e due le mani sono scritte nel pentagramma inferiore perché si parte abbastanza in basso come zona della tastiera e di conseguenza, giustamente, chi ha impaginato il libro ha detto che senso ha che io scriva la mano destra in chiave di Sol e metta 200.000 tagli. Ho fatto i due pentagrammi apposta, faccio le note che hanno la gambetta verso l'alto, le faccio con la mano destra e le note che hanno la gambetta verso il basso le affido alla mano sinistra. Quindi abbiamo una figura che prevede il Do sotto al Do centrale. Vi ricordate sicuramente che noi abbiamo detto che il Do centrale sta a metà dei due pentagrammi, quindi il primo Do che troviamo con la mano destra è quello immediatamente sotto al Do centrale, che si trova quindi qui. La mano sinistra ovviamente abbiamo detto prima che fa le stesse note, quindi le fa un'ottava sotto, quindi andrà a prendersi il Do che sta ancora sotto quello che vi ho appena suonato, quindi qui. Spero si sia visto bene. Le diteggiature sono molto chiare, ci sono scritti i numerini delle dita. Voi sapete che il primo dito della destra è il pollice, secondo, terzo, quarto, quinto. Il primo dito della sinistra è sempre il pollice, secondo, terzo, quarto, quinto. Quindi, primo dito destra, quinto dito sinistra. Ora, la combinazione di note è semplice e ogni battuta ripropone la stessa identica combinazione. Altra cosa molto positiva di questo libro, quindi se voi imparate lo schema, dovete semplicemente riproporre lo schema su ogni battuta, dovete soltanto fare attenzione al giro di boa quando, diciamo, dopo due ottave di estensione il giro si inverte per tornare verso il basso e lì ovviamente lo schema cambia, va memorizzato perché è rovescio rispetto all'andata e ufficialmente e nuovamente riproposto per tornare giù. Ora, che cosa succede? Succede che la combinazione di note della prima battuta, noi sappiamo leggere in chiave di Fa perché abbiamo imparato, abbiamo usato le app anziché giocare a Candy Crush, come dicevamo, abbiamo imparato a leggere le note, siamo in grado di leggere le note della prima battuta che sono Do, Mi, Fa, Sol, La, Sol, Fa, Mi. Ecco,
Vedo adesso, non ricordavo nemmeno, la battuta è di 2/4 anziché di 4/4. Cambia assolutamente nulla, non c'è nessunissima differenza. Ovviamente in una battuta di 2/4 ci stanno 8 sedicesimi e non ce ne stanno 16. Altra differenza in questo caso non c'è. Abbiamo detto do, mi, fa, sol, la e torniamo giù a sol, fa, mi. Vediamo che il do, la prima nota, è da fare con il primo dito, con il pollice. La seconda nota, il mi, è da fare con il secondo dito, con l'indice, anziché con il terzo. Se noi fossimo nella posizione di cui parlavamo prima, un dito per tasto, quella, avremmo do, re, mi, fa, sol, e quindi il mi sarebbe affidato al terzo dito. In questo caso, se abbiamo il do con il primo dito e abbiamo il mi con il secondo dito, vedrete che obbligatoriamente si crea un'apertura tra il pollice e l'indice. Prendetela come una regola abbastanza generale: se io devo fare un'apertura, sicuramente la farò più volentieri tra pollice e indice che non fra quarto e quinto dito. Non è assolutamente comoda, quindi le aperture di questo libro, tendenzialmente, almeno nei primi 20 esercizi, sono tutte grosso modo sulla stessa linea, cambiano le combinazioni, ma si apre fra il primo e il secondo dito. Ora, mano sinistra farà le stesse note come abbiamo detto prima, andiamo a guardare le diteggiature. Le diteggiature sono 5/4 su do, mi, quindi questa cosa qui. Io ve lo sto facendo a un'ottava più alta per farvelo vedere meglio. Va da sé che ovviamente la posizione in cui andrà suonato è una posizione più grave. Abbiamo detto che la destra fa il do sotto il do centrale, la sinistra fa il do ancora sotto, quindi ci si posiziona in questo punto. Ovviamente, grazie al fatto che noi apriamo tra primo e secondo dito della destra e fra quinto e quarto della sinistra, e dopo aver aperto riposizioniamo le nostre dita con rapidità, un dito per tasto, va da sé che noi ci troviamo un gradino sopra rispetto alla posizione iniziale, proprio grazie a questa apertura. Continuando a riproporre lo stesso schema, perché il libro, l'esercizio numero 1 di Anon, prevede la riproposizione dello stesso schema, ovviamente cosa succede? Succede che noi ci troviamo sempre un gradino in su e quindi possiamo riprodurre una porzione di tastiera molto molto ampia. E avanti, sono andato avanti per un'ottava, si va avanti per 2 ottave, si arriva qui. Una volta che ho fatto la seconda volta la cellula che parte dalla nota si, cambia lo schema diventa esattamente la rovescia. Quindi se all'inizio io aprivo, come detto, con la mano destra fra il primo e il secondo e la mano sinistra era costretta a un'apertura quinto quarto, a tornare succede il contrario, quindi sol, mi, re, do, si, sol col quinto, mi con il quarto per quello che riguarda la mano destra, viceversa per quello che riguarda la mano sinistra. Quindi vi ho dato tutte le istruzioni per fare questo esercizio tranne una: a che velocità si studia. Io sono un Cerbero con i miei studenti e io, almeno in fase iniziale, li obbligo a studiare l'Anon con il metronomo, impostando un valore di 60 con il metronomo. Anche il metronomo, ci sono un sacco di app online, quindi non è necessario che vi compriate un metronomo come il mio Matrix del 1987, al quale vi confesso che non ho mai cambiato la batteria pur usandolo tanto, quindi è un oggetto storico, se un giorno lo metteranno in un museo ne sarò felice, funziona ancora bene. Ai miei allievi, dicevo, costringo a suonare gli Anon a 60 di metronomo, ma il 60, ogni colpo a 60, che sono equivalenti ai secondi dell'orologio, e corrisponde a 1/16, quindi io dico loro: mettete il metronomo a 60 e mi fate una nota ogni colpo. Adesso il quarto in realtà sarebbe a 15, perché sì, 30 sono gli ottavi, 15 quarto, quindi sarebbero dei colpi lontanissimi, non c'è sul metronomo il valore 15. Quindi io vado a mettere il metronomo a 60, ho bisogno del cannocchiale, ma mi rifiuto di fare i video con gli occhiali da presbiopia, nemmeno morto. Ho trovato il 60. Lo sentite?
una nota per colpo. Io sono dovuto andare un po' a braccio perché ho gli armonitor, quindi quando suono io il metronomo non lo sento, però vedevo la lucettina che mi diceva un po' che cosa stava succedendo. Questa è la prima velocità di esecuzione, non, assolutamente non più veloce di così. Se vi viene da farlo più lento, tanto meglio, non c'è mai limite alla lentezza se questa comporta una correttezza della posizione. Il consiglio, l'altro consiglio che vi do è: dopo ogni nota cercate di rilassare, decontrarre tutta la muscolatura, decontrarre le dita, decontrarre quello che è la parte legata proprio alla mano, che alle dita che hanno appena suonato, quindi decontraete, riposizionate i tasti, che non vi restino dita alzate tipo l'antenna della televisione, che non servono, e quindi a questa velocità qui avete il controllo di tutto. Ricordatevi di abbassare bene il tasto fino a fondo corsa, che è importantissimo. Dopodiché non c'è limite alla velocità. Anon stesso, il compositore, consiglia di farlo al massimo a 100, fatemi vedere, 108 di metronomo al quarto questa volta, che quindi vorrebbe dire che noi abbiamo fatto adesso il sedicesimo a 60, nella velocità di esecuzione con il quarto a 108, vorrebbe dire il sedicesimo a 432, quindi 108 per 4, sul metronomo 432 non c'è, quindi ovviamente mano a mano che aumentiamo la velocità si abbassa l'unità di misura che noi utilizziamo per il metronomo stesso. Vi faccio sentire come li faccio io. Io quando li studio, adesso mi tolgo un auricolare così da una parte sento il pianoforte, dall'altra sento il metronomo, quando li studio io parto da 60 al quarto. Quindi in ogni colpo devo farci stare 4 note. Dopodiché faccio solitamente un passaggio intorno agli 80 di metronomo. Non scrivetemi nei commenti che si vede che non ci vedo bene, perché questi numerini sono veramente minuscoli, anche se avete la possibilità di zoomare il video non li vedete comunque. 80 al quarto. Non suonate come sto suonando io, tutto di traverso, con le gambe incrociate, questa è una cosa brutta, sono un pessimo didatta da questo punto di vista, ma è un video didattico, quando li studio sono bello dritto, con i piedi avanti, con la schiena dritta. E poi solitamente faccio un passaggio alla velocità consigliata dal compositore, fatemi vedere dov'è qui il 108, eccolo qui. Vuol dire che in ogni colpo di questi io devo farci stare 4 note, ovviamente aumentando la velocità. Più aumenta la velocità, più dovrò cercare di stare leggero e decontratto. Eccolo qui. Cosa succede quando arriviamo in fondo? Vi salto un'ottava, arrivo in cima, siamo arrivati qui. Cercate di fare sì che non ci sia una mano predominante e un'altra mano che segue a ruota. Cercate di fare sì che anche la mano sinistra abbia la sua importanza, il suo controllo e il suo appoggio. Quindi se riuscite a essere equilibrati nell'appoggio delle due mani è la cosa migliore. Su questo video, per impratichirci sulla tecnica, abbiamo finito. Suonateli tanto, fanno benissimo, fa bene il numero uno, ma fanno bene anche gli altri. Suonateli lentamente, solo quando vi sentite sicurissimi provate ad aumentare un pochino il metronomo. Gomiti rilassati, qualcuno dice gomiti chiusi, no, gomiti sciolti. Posizioni naturali, posizioni che non vi comportino tensioni muscolari. Quando suonate, alla fine, dopo aver suonato, non dovete avere male da nessuna parte. Questo è importantissimo. Non dovete affaticare, perché il pianoforte è uno degli strumenti che ha la postura più naturale in assoluto. Siamo seduti su una panca comoda e poggiamo le mani su una superficie che è all'altezza circa del nostro ombelico, mettiamola. Quindi diciamo che è una posizione assolutamente comoda. Per questo video è tutto. E vi ricordo di iscrivervi al canale, campanellina, lasciatemi un like, un pollice su se il video vi è piaciuto. Vi aspetto sui social, pagina Facebook e profilo Instagram, è tutto in descrizione al pari della strumentazione che sto utilizzando. Grazie per aver guardato questo video, vi aspetto sul prossimo dove parleremo di una cosa assolutamente interessante per il pianista moderno. Ciao, alla prossima!